dai piccoli amici e pulcini, passando infine per juniores e seconda categoria. La società polisportiva Pieve al Topo ha presentato così tutte le sue squadre e ha deciso di farlo nel cuore del paese. Abbiamo approfittato della festa del miele che tutti gli anni facciamo qua a Pieve al Topo, a parte l'anno scorso che è mancato il miele non per colpa nostra ma per il caldo. Abbiamo pensato di poterla fare insieme al paese, che con tutti i genitori, che è la cosa più bella. L'inizio stagione è molto bello perché finalmente io sono al quinto anno a Pieve al Topo, inizio la quinta stagione e finalmente con la società diamo continuità a quello che chiedevo sempre al presidente Branchi, dalla prima squadra fino ai piccoli amici, nel senso che chiedevo almeno un progetto biennale. Mister Bardelli, che è alla mia destra, è la riconferma di un progetto, perché parte sempre la prima squadra, secondo me deve essere il punto di arrivo dei nostri ragazzi, l'obiettivo per raggiungere. Alla mia sinistra, ovviamente legatissimo da una vita, Paolo Fabbri, che è una garanzia per me e lavora nella juniores, li prende dal settore giovanile da me praticamente. Passaggio a Paolo Fabbri, col mister c'è una bellissima collaborazione. Sono contento perché otteniamo un progetto biennale che secondo me è il minimo per avere i frutti. No, l'obiettivo è quello di far crescere i ragazzi e portarli in prima squadra il più possibile. Sono categorie dove c'è ancora formazione, nonostante siano grandi come età, però è chiaro che è una preparazione per portarli poi in prima squadra pronti per esordire. È invece già entrato nel vivo il campionato di seconda categoria. Noi siamo partiti in un campionato praticamente nuovo, che non conosciamo squadre a parte due o tre, Santa Firmina, Montecchio e Fratticciola. Le altre per noi sono tutte novità e scoperte. Il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare al pallone il meglio possibile e cercare di arrivare in fondo e provare ad andare nella categoria superiore.